Salve, siamo qui a Palazzo Panciatichi. Il Movimento 5 Stelle ha deciso a suo tempo di appoggiare e sostenere il comitato promotore per il referendum per l'abrogazione della legge 28, che è la legge del riordino del sistema sanitario toscano, che noi, coerentemente con i presupposti anche della campagna elettorale, dicemmo che avremmo abrogato come primo atto se avessimo vinto le elezioni, ma coerentemente, appunto, proseguendo su quella idea, abbiamo deciso di sostenere questo referendum. Sta partendo la raccolta firme, occorreranno 38.000 firme da raccogliere in 3 mesi, e in questi 3 mesi ci mobiliteremo in tutti i consigli comunali per raccogliere queste firme. Faremo dei banchini. Quindi tutti gli attivisti si prepareranno per poter fare questo tipo di attività. Perché vogliamo abolire questa legge? La vogliamo abolire perché è una legge che accentra il potere su pochi soggetti in maniera antidemocratica dal nostro punto di vista, perché istituisce sulla coerenza del governo Renzi dei super manager che dovrebbero da soli riuscire a gestire la sanità escludendo la partecipazione democratica a questa gestione. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto che ci preoccupa in maniera particolare è che si continua a tagliare sul personale e sull'assistenza invece che tagliare sulle dirigenze. Anche questa è una parte che non convince assolutamente. Noi siamo per difendere la sanità, per promuoverla. La sanità toscana è vero che potrebbe essere anche considerata una sanità che è sufficiente, ma ribadiamo anche in base ai sopralluoghi che abbiamo fatto, che se fosse per la politica farebbe veramente schifo. La sanità toscana, se funziona, è grazie agli operatori, è grazie ai medici, agli infermieri e a tutti i tecnici che lavorano in sanità, che vogliamo di nuovo ringraziare e chiamare in prima persona a promuovere questa iniziativa di raccolta delle firme. E chiamiamo a partecipare anche tutti i nostri consiglieri comunali. A questo proposito domandiamo a tutti loro di cominciare a chiedere ai propri sindaci per l'autorizzazione alla raccolta firme, di munirsi di timbro e di cominciare a collaborare con tutti i nostri attivisti. Noi stessi, insieme ai nostri consiglieri comunali, saremo presenti nelle piazze e ai banchetti per questa raccolta di firme. Quindi veniteci a cercare in tutte le piazze della Toscana, noi e i nostri consiglieri.